Padova, 7:46 del mattino. Ci sono persone che nei loro giorni liberi vanno a fare dei giri in moto. C'è chi va al mare, oppure chi anche prende il treno o il monopattino condiviso, ce ne sono qui a Padova, viene all'Orto Botanico, si fa un po' di cultura e poi magari va a mangiare fuori. Qui sui Colli io però invece ho pensato a un programma diverso per la mia giornata, molto diverso. Eh sì, perché se avete in garage la nuova Alfa Romeo Tonale, beh, l'unica cosa da fare è prenderla e andare a fare un bel giro. Certo, l'ho già guidata nel corso della presentazione, però ho fatto pochi chilometri. Oggi invece voglio fare qualcosa di diverso, voglio andare a prendere un po' di fresco, anche perché fa veramente caldo e soprattutto voglio farmi delle curve. A dire il vero, credo l'avete visto, ha già fatto un po' di battaglia là davanti. Ieri sera mi sono un po' divertito. Tornando a casa, dopo vediamo, magari riusciamo anche a dargli una bella lavata, ma lo scopo di oggi è quello di scoprire come questa Tonale, che è un'Alfa Romeo diversa rispetto a tutte quelle che abbiamo visto sino ad oggi, sia comunque una vera Alfa Romeo. Mamma mia, come lotta la Tonale! Come lotta! Comunque troppi moscerini, non si vede manco più la bandiera, per cui forse è meglio che la laviamo. Ma bando alle ciance, anche perché la giornata è molto lunga, il mio percorso l'ho studiato un po' alla mia maniera, un po' pazza, però anche a livello interni questa macchina è molto cambiata rispetto al passato, perché innanzitutto c'è molta più cura per i materiali, c'è molta più cura anche per il disegno della plancia stessa, ma arriva anche un nuovo sistema multimediale che è stato studiato in collaborazione con la Harman. Sostanzialmente si era già visto nel contesto del gruppo FCA, ma con Stellantis si è deciso di dare un boost a tutta questa diciamo tecnologia, ed in effetti è stato messo insieme un sistema che è velocissimo, non lagga, ma soprattutto permette di controllare tantissimi parametri della vettura, permette di controllare la vettura anche a distanza, e dialoga alla grande con questo nuovo display che abbiamo qui davanti, un display del sistema multimediale che consente di avere delle indicazioni, innanzitutto old style, come questa grafica, lo vedete con i numeri radiali rispetto all'ago del tachimetro, e poi l'altra cosa è un monitoraggio molto puntuale del sistema ibrido. Lo vedete, ci sono dei quadranti che consentono di avere una chiara percezione di cosa sta succedendo là davanti, però ne parliamo per strada. Di certo c'è una grande attenzione per la tecnologia, gli elementi che fanno parte della nostra vita sono in bella vista, sono molto ben utilizzabili. Come vedete, il sistema ovviamente riconosce subito la presenza del cellulare sulla piattaforma wireless. Mi piace sempre la bandierina anche qui all'interno, e mi piace come sia stato mantenuto anche il sistema DNA, con la possibilità anche di disattivare il controllo di trazione. Top! Peccato solamente che non sia a trazione posteriore, quella secondo me è l'unica pecca di questa macchina, perché disattivando il controllo di trazione, beh, si avrebbero degli effetti decisamente positivi con la trazione posteriore. Però bando alle ciance della macchina, abbiamo tempo per parlarne adesso. Gran colazione! Mi sa che prendo questa ripiena di mele. Buonissima! Ma sì, dai, buttiamoli sopra un po' di cacao, vai! Guarda che meraviglia. Allora, questo è un cappuccino fatto bene, bravo, ci siamo. Direi molto buono. Molto bravo. Niente da dire. Intermezzo Padova, top, numero uno. Buonissimo. Colazione al bar, sempre top. Niente da fare. Allora, colazione fatta, adesso non mi rimane che resettare il trip computer e partire per la meta che mi sono dato. In realtà è abbastanza scontata, perché è inserita nel nome di questo modello, ma non vado solo lì, vado anche oltre, quindi state con me. Allora, entriamo in autostrada, adesso vi faccio vedere subito una caratteristica di questa Tonale che è molto particolare. Sì, perché questa Tonale è ibrida, questo vuol dire che può muoversi innanzitutto, lo vedete in questo momento, ci stiamo muovendo a motore spento, l'arco nella parte superiore indica la potenza utilizzata nel motore elettrico, ecco, adesso si è acceso il termico, lo vedete? E stiamo utilizzando la spinta dei due motori.
160 cavalli, motore 1500 turbo benzina. Il segreto di questa tonale, che è in grado di muoversi anche in elettrico come avete visto, è insito all'interno del cambio, perché Magna, che è il partner tecnico con cui è stata realizzata questa trasmissione, ha inserito all'interno del cambio un motore da 20 cavalli. Questo consente innanzitutto un'interazione perfetta con i 7 rapporti del sistema di trasmissione a doppia frizione, ma dall'altro anche questa magia di far partire la vettura da fermo e poi di gestire chiaramente l'interazione tra l'elettrico e l'ibrido attraverso una centralina elettronica per farvi consumare meno. Questa cosa è strana perché in realtà questo sistema è strutturato e pensato come un mild hybrid, quindi pesa pochissimo, pesa 30 kg in più rispetto ad una soluzione tradizionale, quindi ad una tonale con il semplice motore 1500, ma riesce nell'impresa appunto di farvi manovrare sia andando avanti chiaramente anche in retromarcia nella sola modalità elettrica, esattamente come se fosse una full hybrid, però una batteria piccola, è molto leggera e questo consente di combinare le due cose. Di fatto c'è la bottiglia piena e la moglie ubriaca. Ok, abbiamo impostato la guida per il passo del Tonale, arriverò alle 11:35, c'è un bel po' di strada da fare, sono 250 km, per cui mi metto comodo e soprattutto inizio a sfruttare quello che è l'abitacolo di questa nuova Alfa Romeo Tonale, perché c'è di tutto e di più e veramente si è portato a un livello superiore. La verità è che in questo segmento le persone vogliono viaggiare comodi, vogliono viaggiare rialzati, per questo che vendono tanti SUV, vogliono avere tanta tecnologia all'interno e poi vogliono un abitacolo che sia non solo ben costruito ma anche molto confortevole. Una delle cose che mi piace moltissimo di questa Tonale è il fatto di avere il sedile, lo vedete nell'allestimento T, in questo momento quello che sto guidando io, ventilato ma anche riscaldato. Questo significa che nelle giornate, quelle un po' giuste a livello di temperatura come quella di oggi, beh, si può utilizzare chiaramente l'aria condizionata, cosa che hanno tutte le Alfa già da mo', diciamo, però si può sfruttare anche la capacità del sedile di ventilare, quindi si sta più freschi, si viaggia decisamente più comodi. Stessa cosa si può fare ovviamente anche nel corso dell'inverno, solo che al posto dell'aria fredda te lo riscaldi, che è molto meglio dell'aria fredda in inverno. E poi la cosa che mi piace è che si può monitorare, diciamo, la performance della vettura esattamente come se foste sulla macchina da corsa, quindi ci sono tutti gli indicatori, temperatura dell'olio, temperatura della trasmissione, batteria, storico dei consumi, gli indicatori tecnici, appunto il turbo e la coppia, e poi tanti altri elementi che possono farvi capire che aria tira nella vostra Alfa. Allora, manca 1:55 all'arrivo, sfrutto un paio di curve che ci sono in questa autostrada per farvi vedere come funziona il nuovo sistema di aiuto alla guida ADAS di livello 2 che si trova qui su Tonale. Non che non ci fosse su Giulia e su Stelvio, funzionava anche tra l'altro molto bene, ma qui è stato fatto un passo avanti notevole, innanzitutto perché i sistemi rispondono in modo decisamente fluido e decisamente lineare, il radar di distanza, nonostante tutti i moscerini lì davanti, funziona alla grande, ma soprattutto la macchina mantiene la carreggiata, vedete, sta perfettamente centrata al centro della carreggiata in modo molto naturale, e questo vi consente di apprezzare meglio quello che è il comfort di bordo di questa vettura, perché ha una bellissima triangolazione pedaliera sedile volante, lavora molto bene di sospensioni, molto bene. Infatti i tecnici Alfa nel corso della presentazione ci hanno fatto vedere alcuni grafici che manifestavano non solo una migliore agilità, e quella poi la vedremo nelle curve, ma è anche una vettura che, nonostante un assetto sportivo, aspetta che faccio un po' di virgolette, nonostante una dinamica di guida un po' sportiva, influenzata anche dal fatto di avere uno sterzo molto diretto, però è una vettura che è estremamente comoda nella marcia autostradale. Questo è sicuramente un vantaggio per chi sceglierà Tonale
per la vita di tutti i giorni e soprattutto per farci tanta strada. Vi do anche un piccolo aggiornamento sul consumo: siamo a 7,5 litri ogni 100 km. Tenete conto che fino a Verona, quindi viaggiando in pianura, da Padova a Verona, quindi sono circa un centinaio di chilometri, 80-90 km, la tonale faceva segnare 6,9 litri ogni 100 km, quindi consumi più o meno da diesel di questa categoria. Qui chiaramente la strada è un pochino in salita, inizia a salire andando verso Trento e siamo a 7,5, poi c'è un po' di traffico, quindi ovviamente il consumo sale un pochino. Però del motore ne riparliamo dopo, quando arrivo sul tonale. Quello che ci tenevo a dirvi intanto è che la macchina è veramente molto comoda. Tra l'altro è anche molto silenziosa, l'unica cosa che si sente è un po' di rotolamento degli pneumatici all'interno dell'abitacolo, ma il motore è veramente silenziosissimo. Vi faccio vedere anche come funziona il cruise control adattivo, perché è vero che la macchina rimane incareggiata da sola, vedete che lo sterzo gira per farmi rimanere incareggiata, ma questa Qashqai, lo vedete, adesso si sposterà e la macchina cerca di accelerare, ma vede subito la classe A e rallenta e tiene il passo della macchina grigia che abbiamo qui davanti. Non è vero che l'ibrido non funziona in autostrada, che il motore elettrico serve solamente per spingere la macchina in città. In realtà spinge anche in autostrada e recupera energia anche in autostrada. Come vedete, come vi ho fatto vedere prima, l'arco esterno del quadrante centrale è quello del motore elettrico, quello interno invece è quello del motore a benzina. Come vedete, adesso il benzina è circa al 25%, l'elettrico sta recuperando, lo vedete? Perché è in una fase di erogazione del motore che ha più coppia di quello che serve per progredire a questa velocità, e quindi il sistema recupera energia stivandola all'interno del pacco batteria da 0,8 kWh. È per questo che è quasi impossibile trovarsi senza energia, perché la macchina va a recuperare nei momenti in cui c'è surplus di coppia, anche quando c'è surplus di coppia, oltre quando ovviamente si frena. Ed in effetti nelle fasi di ripartenza, anche viaggiando a 120-130 km/h, guardate un po', vedete? Adesso stiamo frenando e la macchina recupera, ma nel momento in cui riandiamo ad accelerare viene chiamato in causa, guardate l'elettrico 75-50 e poi il termico contemporaneamente, lo vedete? Figo, perché questa commistione tra i due elementi consente di consumare meno. Da un certo punto di vista c'è anche un vantaggio a livello di comfort, perché la macchina chiaramente sfrutta meno il motore termico per funzionare, paradossalmente può lavorare anche con una marcia in più, proprio perché c'è un plus di coppia che arriva dal motore elettrico, e questo vuol dire abbassare il regime di rotazione, vuol dire abbassare i consumi, ma vuol dire anche abbassare il sound che penetra all'interno dell'abitacolo. Che non sempre nelle macchine il suono del motore è sound, alcune volte è rumore, dipende dai momenti. Allora, la nostra fase autostradale per il momento, poi ce ne sarà un'altra, è finita, usciamo a Trento Nord e andiamo in direzione Passo del Tonale. Ha iniziato a piovere, quindi non mi serve molto l'aria condizionata, ma soprattutto, visto e considerato che stiamo andando come delle lumachine, spostiamo il DNA in Advanced Efficiency. Beh, cosa significa Advanced Efficiency? Significa che la vettura è in grado di abbattere i consumi di elementi molto energivori, come nel caso ad esempio della climatizzazione, ma è anche in grado di rivedere la mappatura del motore in funzione dei consumi. Tra l'altro vengono abbattute anche le resistenze, come quelle ad esempio del riscaldamento degli specchietti, proprio per andare a consumare il meno possibile e per fare in modo che questa vettura sia appunto Advanced Efficiency. Poi vedrete che un modo per mettere il D lo troviamo. Vedi, uno dice, ma perché metti il cruise control anche in città? Lo metto perché è comodissimo, vedi, sta seguendo la Scenic qui davanti, sono bello tranquillo, tra l'altro sta anche in carreggiata da sola, quasi guida da sola, top. Fa tutto lei, io capisco che è bello guidare la macchina, perché è bello guidare la macchina, però quando si fanno cose stupide come stare in coda, è molto meglio se lo fa qualcun altro per te, o no? E dopo, quando hai voglia di guidare tu, guidi tu, fine. Comunque sta cosa che si viaggia spesso a motore spento toglie vibrazioni, toglie rumorosità e
migliora la percezione qualitativa di questo abitacolo, che è nettamente, infinitamente migliorata rispetto a tutto quanto abbiamo visto di Alfa sino ad oggi. Devo dire che la cura per il dettaglio all'interno di questa macchina è certamente maniacale. Alfa Romeo, attraverso la voce diretta di Imparatore, l'ho visto con i miei occhi dirlo, quindi lo posso anche ripetere, punta a Lexus per quanto riguarda la qualità dei prodotti. Chiaramente c'è della strada da fare, lo stesso amministratore delegato, CEO, chiamatelo come volete, del brand di Arese l'ha detto 100.000 volte che c'è molta strada da fare per arrivare a quel livello, ma devo dire che con un prodotto come questo comunque sono già ad ottimo punto. Certo che questo posto si chiama Val di Sole, ma io per il momento vedo solo Val di Pioggia. Allora, è arrivato il momento di spostare la modalità di guida in Dynamic. Non vedevo l'ora, perché abbiamo fatto la prima parte uscendo dall'autostrada in Advanced Efficiency. Questa seconda parte, che ci porta verso il passo del Tonale, voglio farla in Dynamic anche per avere il massimo della performance. Invece l'autostrada ha voluto farla in Normal, in Natural, chiamatelo come volete, perché quella modalità di guida è quella che mixa meglio il potenziale dinamico con l'efficienza dei consumi. Adesso invece è arrivato il momento di scatenarla un po' questa Tonale, quindi la mettiamo in Dynamic e ci facciamo un paio di curve. Peccato solo non sia la giornata perfetta per mettere così un po' la frusta questa Tonale, ma già si sente che la dinamica di guida è cambiata. Appena la metti in Dynamic, la vettura diventa decisamente più reattiva, diventa decisamente più nervosetta, non nevrotica, diventa un pochino più sportiveggiante. Il motore elettrico lavora in simbiosi con il motore termico per raggiungere un target prestazionale migliore, quindi la coppia del motore elettrico viene spalmata laddove il motore termico è meno performante, quindi il 160 cavalli diventa molto più pieno, in particolar modo i bassi e medi regimi, e questo consente di avere una guida più divertente. Una cosa che mi piace moltissimo di questa Tonale è certamente l'assetto, perché la piattaforma Small Wide è stata realmente trasformata in qualcosa di decisamente più Alfa Romeo dal punto di vista di dinamica di guida. Questo perché l'introduzione delle sospensioni McPherson anche al posteriore oltre che all'anteriore hanno reso decisamente più piacevole la guida di questo telaio, andando ad esaltare quelle che appunto sono le caratteristiche di guida, che diventano assolutamente quelle di una vera Alfa Romeo. Il telaio è molto preciso, molto reattivo, lo sterzo con un rapporto di 13,6 a 1 è velocissimo, anzi devo dire che nella prima parte è quasi sconvolgentemente veloce per essere lo sterzo di un SUV di segmento C, e la dinamica di guida è veramente molto molto piacevole. È una macchina che nel suo complesso, anche con questo motore da 160 cavalli, che non è ancora quello da 275 cavalli che arriverà tra un pochino, quel plug-in hybrid che promette grandi prestazioni, però devo dire che globalmente questa macchina offre delle sensazioni di guida veramente molto piacevoli. Telaio 10 lode nel contesto di questa categoria, sterzo 10, e devo dire che anche questa combinazione tra motore e telaio comunque si fa rispettare. Se andiamo a confrontare quello che fa la concorrenza, di sicuro questa Tonale per quanto riguarda la guida non ha di sicuro paragoni. Vedi che gira anche sul bagnato, grande sicurezza, grande appoggio, i cerchi da 20 pollici sono ben gommati e la macchina è molto 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 piacevole da guidare. Mi sto divertendo, era quello che mi aspettavo da una giornata come questa, qualche curva così con un telaio ben fatto, e nonostante sia un'Alfa a trazione anteriore dopo il grande ritorno di Alfa alla trazione posteriore, comunque sono sicuro che quando la proverete vi accorgerete che questo telaio, beh, telaia. Tra l'altro la sensazione di rollio è praticamente inesistente, questa è una cosa veramente molto piacevole, ed anche in situazioni comunque limite come possono essere questa, con l'asfalto molto scivoloso, con la nebbia che ci impedisce la visibilità, comunque la Tonale si muove con un grandissimo margine di emergenza, e questa è secondo me la cosa fondamentale per una vettura che va ad invadere un segmento così popolare, quindi un segmento che si rivolge a tantissime tipologie diverse di automobilisti. Allora, sono arrivato in vetta qui sul passo del Tonale, vi faccio vedere il consumo, 7,9 litri ogni
100 km 83 all'ora di media, quindi non sono andato per niente piano, considerando che ho fatto tantissima autostrada da Padova a Trento, ma poi da Trento ho fatto tutte le strade, diciamo, montane per arrivare qui sul passo. Vedremo che adesso, scendendo, e vado verso Milano, perché voglio vedere non solo da dove la macchina ha preso il nome, ma voglio vedere dove la macchina ha trovato le sue forme, e andiamo in un posto molto bello e sono sicuro che vedrete i consumi diminuiranno. Però intanto ci beviamo un bel caffè. Allora, caffettino immancabile e anche un pezzettino di strudel. Sono qui al bar con Pierino Vetlani. Veclani. Veclani, fantastico, un'istituzione qui al Tonale, dove la Tonale ha preso il nome. Tu fai il meccanico. Quante ne hai viste di Alfa Romeo nella tua vita? Faccio il meccanico da oltre 50 anni, figurati quante ne ho viste. Cos'è che avete, le motoslitte? Sì, da ben 35 anni gestiamo un circuito di motoslitte, e questa pista, quando è bella fredda la neve, riusciamo a fare anche delle prove con le automobili, e vedremo se anche la Tonale si saprà destreggiare bene nella nostra pista. Comunque qui al Tonale si mangia da Dio, tra l'altro. Strudel Tonale. Molto buono. So che ci tenevi a salire a bordo della Tonale, del resto è la macchina che porta il nome di casa tua, meglio di così. Hai visto, guarda che bella la pelle con la cucitura, hanno fatto veramente un bel lavoro, secondo me, da un punto di vista di materiali. Cosa ne dici tu? Veramente bella, ma io ci tenevo in modo particolare, è un onore per me essere il primo che può salire su una Tonale. Comunque devo dire che a livello di ebanisteria, a livello di costruzione interna, a livello di tanti dettagli di questa macchina, Alfa Romeo ha fatto veramente un balzo in avanti, anche rispetto alla Giulia e alla Stelvio, che comunque erano già migliorate come costruzione, non parlo di elettronica, parlo di costruzione. Invece qui hanno fatto un lavoro spaziale anche dal punto di vista di schermo, di infotainment, di tutto quello che è tecnologia di aiuto alla guida, e la macchina, almeno a me, sembra veramente molto ben fatta. Te sei nel campo da 50 anni, fa il meccanico. Qua veramente Alfa Romeo sta superando i concorrenti, oltre che se stessa, i concorrenti europei, perché ha un grado di finizione che non è non te l'aspettavi, vero? No, non me l'aspettavo veramente. Grado di finitura, le cuciture. Penso proprio che potrebbe anche essere una macchina che acquisterò anch'io per me. Davvero? Sì. Tra poco devi sapere che uscirà anche la variante 4x4, quindi quella potrebbe essere giusta per quella me. Quella è la... Allora ripartiamo, ve l'ho fatta vedere da davanti, ma ve la faccio vedere anche dietro cosa succede quando chiudete la vettura. Vedete? Gira al contrario. Quando la apri va verso l'esterno, invece quando la chiudi, zac, va verso l'interno. Carina, hanno diciamo fatto pari con quello che faceva Audi, fondamentalmente l'ha sempre fatto con i giochini luminosi. Adesso anche le Alfa finalmente fanno queste cose, perché è vero che non servono a nulla, non servono a far andare più forte la macchina, ma servono a renderla più bella. Non c'è niente da fare, zac, vedi? Bella. Volete sapere qual è la nuova destinazione? Beh, adesso ve la faccio vedere. Museo Alfa Romeo, eccolo qui, trovato. Anche se una piccola deviazione ce l'ho in mente, perché voglio farvi vedere anche un'altra cosa, però ve la dico dopo. Prima scendiamo, perché tanto in quella direzione. Non è male per niente in questo verde Montreal, spacca, è veramente bellina. Dietro è disegnata secondo me molto bene, anche da sporca è bellina, con tutte le goccioline sopra alla, chiaramente, la verniciatura. Belli cerchi, perché riprendono quelli del passato, ovviamente con la pinza a quattro pistoncini rossa marcata Alfa Romeo, e poi il disco in acciaio, chiaramente non serve il disco in carbonio come sulla Stelvio quadrifoglio. Qua è una macchina anche relativamente leggera, perché comunque pesa 1500 kg, per essere un SUV di segmento C pesa il giusto. Però adesso scatta il momento del paninazzo. Attenzione, un Cayenne in edizione un po' speciale, molto bella la gommatura, fighissimo, troppo bello. Allora, ci siamo fermati per prendere qualcosina da bere. Vi faccio vedere
che dopo 6 ore di viaggio, eccolo qui, sono le 15.27, tenete conto sono partito appunto stamattina alle 8, poi mi sono fermato un'oretta tra una cosa e l'altra, abbiamo fatto 6,8 litri in 100 km, 65 all'ora di media. Siamo sopra Bergamo, insomma non manca tanto in realtà. Adesso vi faccio vedere dove vi porto prima di andare al museo, però credo che la media rimarrà più o meno questa, se non è 6,8 andrà a 7, ma comunque 7 litri in 100 km vuol dire 14 km al litro, che non è male, Poi lo vediamo alla fine. Però siamo quasi arrivati dove dobbiamo arrivare, siamo in coda, però come vedete c'è qualcuno che frena e accelera per me. È la stessa cosa che vi dicevo stamattina, per quale motivo bisogna fare una cosa così stupida come accelerare e frenare in coda se c'è qualcuno che vuole farlo per voi? E tra l'altro la Tonale, beh, lo fa benissimo. Ok, parcheggio perché c'è un parcheggino libero qui, ma voglio farglielo fare direttamente a lei, per cui parcheggio on, scegliamo la modalità perpendicolare, mettiamo la freccia verso sinistra che integra, anzi che suggerisce il sistema di cercare parcheggio a sinistra, vediamo se lo trova. Ok, parcheggio trovato, stop, vediamo cosa mi dice. Togliere le mani da volante e inserire la retro, andare indietro, perfetto, vediamo cosa succede. Siamo arrivati in via Gatta Melata, top, ecco dove vi volevo portare prima di andare al museo. Qui c'è la nuova identità di brand del marchio del Biscione, andiamo dentro a vedere. Bellissima la foto di Tazio Nuvolari che si trova qui all'entrata. Lui è uno dei personaggi più incredibili della storia di Alfa Romeo. Tra l'altro questa foto è del 35 ed è stata scattata al Nürburgring, ma di personaggi pazzeschi di questo brand ce ne sono davvero tantissimi. Ascari, Masetti, Sivocci, ma soprattutto Enzo Ferrari, perché prima di tutto Ferrari era un pilota dell'Alfa Romeo e poi ha gestito nel corso della sua carriera, prima di fondare la sua azienda, anche delle Alfa. E Enzo Ferrari è uno dei quattro petali, occhio, del quadrifoglio, che all'inizio era posato non su un triangolo ma su un quadrato. Fu un'invenzione così di Sivocci, che nel 23 al Gran Premio delle Madonie in Sicilia, gli assegnarono il numero 17, lui per contrapporre la sfiga di quel numero appunto con la fortuna appose sulla vettura il quadrifoglio, che appunto era basato su un quadrato bianco. Il Gran Premio successivo, il Gran Premio d'Europa a Monza, però purtroppo Sivocci muore e sulla macchina non c'era il quadrifoglio. Da allora, come simbolo portafortuna, questo quadrifoglio che interpreta i quattro assi, i quattro piloti, perde lo sfondo sul quadrato e guadagna quello sul triangolo in onore appunto di Sivocci. Storia incredibile che è legata anche così con un filo diretto a Enzo Ferrari, che disse più volte quelli dell'Alfa saprebbero fare anche i guanti alle mosche. Detto questo, è uno flagship store veramente molto bello, fa parte della nuova brand identity, parliamo un po' milanese figo perché qua siamo a Milano. Potete vedere innanzitutto le macchine, poi tutto quello che è il merchandise di Alfa Romeo e allo stesso tempo anche toccare con mano i nuovi colori con cui questi store proporranno tutte le loro cose. Come vedete c'è la Tonale esattamente nella colorazione come quella che stiamo guidando noi, c'è una Tonale blu che mi piace moltissimo, è molto bella questa colorazione, e poi una bella Giuliona bianca, bella cattiva, guarda che bella la quadrifoglio, con anche qui un'altra Stelvio. Questo di Gatta Melata è il primo esempio di una nuova linea, mettiamola così, di concessionarie che saranno proprietà di Stellantis, e questo è una sicuramente un'evoluzione di quello che è il concetto di vendita e che fa parte del programma Stellantis and You Sales and Services. Poi guardate un po' il logo di Alfa Romeo, che bello, con dei materiali che nel comunicato stampa definiscono materici, perché qua a Milano bisogna sempre esprimersi in modo un po' strano, però ha senso, perché in effetti il materiale non solo è bello esteticamente ma anche al tatto dà l'idea del materiale che è. Questa cosa molto Milano, yeah! Non è male questo posto, la nuova brand identity mi piace, poi vedremo come si evolverà all'interno delle concessionarie del marchio, però è arrivato il momento adesso di ripigliare il tonalino, anzi la tonalona, e andare al museo.
dove mi aspetta anche il magico Carlo Bellati. Beh, allora siamo veramente al top. Siamo arrivati finalmente, non ci posso credere. Dopo 8 ore di strada, 8 ore, siamo arrivati, però abbiamo fatto un bel giro, eh. È stato veramente figo, fighissimo. Allora, abbiamo parcheggiato qui al Museo di Arese, tiriamo le somme sui consumi, 6,8 litri ogni 100 km, 8,08 ore di viaggio, 500 km o ancora un ottavo, mettiamo così, sto entrando in riserva, ma ho un ottavo di serbatoio e 67 km di autonomia. Quindi consumi secondo me relativamente contenuti, tenete conto che non ho guidato proprio con il piede leggero, ma ho consumato il giusto. Eccoti, Carlo. Qua. Ciao, Carlo. Ciao. Bellati. Ciao a ci tutti. Siamo trovati. È l'ora di arrivare. Sono arrivato un po' tardino, però devo dire la verità, sono partito presto, mi sono divertito a fare curve. Ho voluto provare quanto consumava questo nuovo ibrido, 6,8. Porca, bravo, complimenti. Sì, che ho visto che in realtà ci abbiamo dato dentro. Comunque, benvenuto dal tuo presente al futuro, al passato di Alfa Romeo, perché è qui vero. Siamo al Museo Storico di Arese, dove ci sono le più belle macchine Alfa Romeo, ce ne sono quasi 70, bellissime, tutte una più bella dell'altra. È una visita che prenderebbe delle giornate intere, quindi io voglio invece farti vedere 5 auto. 5 auto sole, ma significative, perché sono le 5 auto che hanno dentro nel loro DNA già incorporato i geni della Tonale. Okay. Vedrai che ci sono dei particolari che anche tu, che ne sai molto, non avevi notato. Qualcosa che ti sorprenderà anche. Uno di questi, secondo me, è questo. E dopo vi faccio vedere qual è.